Buonasera, il mio più cordiale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con l'approfondimento di Talk Sicilia. E oggi affrontiamo un argomento delicato, un argomento importante, un argomento che riguarda la città di Palermo, ma non soltanto la città di Palermo, anche se di Palermo oggi parliamo. Affrontiamo l'argomento che è droga, ma non è soltanto droga, è in particolare la diffusione del crack, una droga devastante. L'albergheria si ribella al crack, droga devastante, abbiamo titolato questa puntata. Per raccontarvi quello che è successo, partendo da una storia drammatica per la quale abbiamo qui in studio Francesco Zavatteri, che è il padre di Giulio, un giovanissimo che è rimasto di recente vittima del crack. Vi racconteremo anche questa storia. Intanto ringraziamo Francesco Zavatteri per aver avuto la forza di venire in studio con noi, oltre che per tutto quello che adesso vi racconteremo sta facendo. Ma siamo collegati anche con Fra Gaetano Monreale della chiesa di Sant'Antonino. Buonasera, Fra Gaetano, e con Buonasera, Enzo faccio Volpe. tutto. Buonasera. E con Don Enzo Volpe di Santa Chiara, il centro sociale di Ballarò, che molti di voi Non non sono so, più a Santa Chiara in non è più a realtà. Santa Chiara, così, però dico c'è stato, conosce il quartiere e noi conosciamo quella zona, quel centro per tante vicende, per tante cose che sono state fatte, ma non soltanto. In ogni caso, quello che vi vogliamo raccontare è una ribellione positiva, una ribellione in senso positivo di un quartiere, ma non soltanto. È un'iniziativa che guarda e parla a tutta la città per sconfiggere, quantomeno per affrontare, per creare accoglienza intorno a questi giovani che si trovano nel mondo della droga e in particolare del crack. E partiamo dal raccontarvi la vicenda di Giulio. Un giovanissimo, un ragazzo che dipingeva, un ragazzo abbastanza sveglio, posso definirlo così, che è venuto a mancare il 15 settembre scorso, quindi molto di recente. E da qui parte l'impegno, almeno per quel che riguarda Francesco Zavatteri, il padre di Giulio. Io penso che quando una vita finisce così a 19 anni, con grandi prospettive e desideri, ci sono due cose che avvengono: o ci si chiude silenziosamente nel proprio dolore, oppure si reagisce e si affronta. E io ho scelto di reagire perché desidero che nessun altro figlio e nessun'altra famiglia si possano trovare nella situazione che abbiamo vissuto noi, molto, molto complessa e difficile, dove a un certo punto ci si trova veramente soli, senza possibilità di riuscire a dare un aiuto concreto a questi ragazzi. Io voglio dare qualche numero prelevato anche da una relazione che è stata fatta perché è indirizzata alle autorità per cercare di intervenire, qualche numero che ci parla di ben 824 giovani assuntori nel 2020, secondo quelli che sono i dati noti, cioè quelli che sono noti alle strutture che si occupano di questi giovani. Un fenomeno, quello dell'assunzione di droga, che è in crescita, che a Palermo parlava di 2.524 censiti come assuntori nel 2019, 2.628 nel 2020. Siamo nel 2022 e questa fase purtroppo è in costante crescita. Parliamo quindi di una condizione di grande disagio, e spesso questi giovani si trovano abbandonati a se stessi. Questa è stata anche l'esperienza vostra. Nel nostro caso è stato un po' diverso perché noi abbiamo cercato sempre di circondare Giulio delle necessarie Non come attenzioni e famiglia, ma come istituzioni non c'è stato dell'aiuto. una. Come istituzioni, purtroppo a Palermo e in Sicilia non esistono delle realtà adeguate per poter accogliere e curare adeguatamente questi ragazzi. Con dei programmi strutturati per poterli fare venire fuori da queste dipendenze molto, molto, molto gravi per la loro vita. Ecco, Don Enzo Volpe, voi che siete sul territorio, qual è l'esperienza che avete maturato? Quali sono le sensazioni che raccogliete dal territorio? Il territorio dell'albergheria, come anche altri territori e altri quartieri a Palermo, sono di fatto dei mercati low cost a cielo aperto di morte. E io intanto,
Approfitto per ringraziare del coraggio e della presenza del signor Zebatteri. Sono davvero presente con quello che è possibile, con la sensibilità e speriamo anche con una presenza più fisica nei confronti anche vostri, concreti, Grazie. e di tante altre famiglie. Il quartiere chiaramente si presta per tanti motivi ad essere criminalizzato e noi dobbiamo evitare di criminalizzare un quartiere, una zona dove oggettivamente c'è uno spaccio assurdo, incredibile, di fiumi di crack, di questi cristalli che devastano il cervello e che ragazzi, non soltanto ragazzi, ma anche adulti, inalano. Allora, noi ci siamo resi conto, come SOS Ballarò, che è questa realtà che ormai da anni anima in maniera positiva il quartiere dell'Albergheria, di fare qualcosa. È un processo che stiamo attivando. Non è assolutamente una manifestazione soltanto esterna. Vuole essere l'inizio di una riflessione. Una riflessione profonda, importante, che tocchi in modo particolare le istituzioni. Perché non per mandare, come dire, semplicemente un rinvio di responsabilità, perché tutti siamo coinvolti come cittadini, però è chiaro che ci sono alcune istituzioni, alcuni servizi che devono essere attivati. Perché non è possibile ridurre da 5 SERT, ora si chiamano SERD, servizi dipendenze per le dipendenze, ridurre il personale e ridurre la presenza. È un appello che noi con forza stiamo facendo. Parte proprio da questo quartiere, dal quartiere dell'Albergheria, dove è più evidente la sofferenza, dove è più evidente anche la presenza di tanti ragazzi che soffrono, tante persone che soffrono e di conseguenza anche tante famiglie. Ecco, la manifestazione di giorno 4 alle 16 ha questo significato, un significato molto forte per attivare un processo di consapevolezza. Ecco, Lorenzo, intanto diciamo a chi ci segue e non dovesse saperlo che i SERT o SERD, come si chiama adesso, sono in buona sostanza i centri che dovrebbero occuparsi della disintossicazione di questi giovani. Sono i centri dove vengono teoricamente in via obbligatoria inviati gli assuntori che sono censiti, ma non sempre questi centri funzionano come dovrebbero, spesso non sono sufficienti per numero, spesso non sono sufficientemente attrezzati, troppo spesso non hanno neanche i materiali che servono. Questo lo dico io e lo dico con una certa forza Sì, perché sì, sì. è un allarme importante che noi dobbiamo sottolineare e lanciare, fermo restando che ci sono operatori che tentano di fare quello che possono all'interno. Molto, molto dipende anche dai servizi di prossimità e quindi di alcuni servizi che vengono a contatto con questi ragazzi. Anni fa c'è stata l'attivazione di un camper. Noi vogliamo assolutamente che ci sia questa attivazione del camper. Adesso Una ci presenza di arriviamo. operatori concreti. Adesso ci arriviamo, però volevo prima di andare avanti, volevo sentire anche Fra Gaetano, perché anche lui ha da raccontarci un'esperienza sul territorio, non soltanto con questi giovani, ma della situazione territoriale. Sì, intanto vi ringrazio per questo sportello di ascolto che abbiamo attivato quest'oggi. Mi aggancio intanto alla sensibilità di Don Enzo, ringraziando il papà di Giulio per essere stato così coraggioso a dover presentare anche la sua fragilità. Sant'Antonino è un avamposto di fragilità, è un avamposto di tutte quelle situazioni di ansia, di preoccupazioni, di tanti genitori, di tante famiglie, di tanti amici che vengono a chiedere aiuto per figli, nipoti, amici, amiche, figlie. E noi ci troviamo nel territorio ad accogliere queste ansie, queste preoccupazioni, che talvolta rimangono, ecco, come dire, anche un po' inascoltate, perché una cosa che abbiamo notato in questi ultimi tempi è proprio uno sfilacciamento dei rapporti della rete tra noi e le istituzioni, per colpa di una burocrazia farraginosa, per colpa della diminuzione dei servizi, come abbiamo detto, eccetera, eccetera. Però ecco, quello che mi preme sottolineare quest'oggi è proprio questa
consapevolezza che il nostro territorio, che le nostre parrocchie anche del territorio, non solo la nostra, ma anche le parrocchie del territorio, cominciano ad avere riguardo a questo fenomeno che sta diventando sempre più in aumento. Siamo molto preoccupati, ma nello stesso tempo desideriamo che tutti possano lavorare perché questo fenomeno venga arginato il più presto possibile. E ovviamente il mio appello, l'appello di Lorenzo, l'appello dei tanti parroci, è quello di fare rete, di aiutarci, perché il fenomeno può sfuggire di mano da un momento all'altro, proprio perché non ci sono le competenze necessarie da parte nostra, per esempio, non ci sono le strutture necessarie da parte nostra, anche le parrocchie stesse hanno questa difficoltà. Per cui ecco, un appello, secondo me, il più importante è quello di fare rete tra di noi, e di aiutarci reciprocamente. Una delle grandi risorse di questa iniziativa di venerdì, grazie a SOS Ballarò, è proprio quella di fare rete tra di noi, raccontarci, ma soprattutto capire laddove possiamo essere presenti e essere veramente presenti. Ecco, quindi anche il nostro impegno, la nostra disponibilità ad esserci così come siamo nel territorio. Perfetto, grazie. Grazie Fra Gaetano. E allora, Francesco Zavatteri, in buona sostanza, intanto diciamolo, venerdì alle 16.30, già i nostri ospiti hanno accennato, venerdì 4 novembre alle 16.30, in buona sostanza, una manifestazione, una grande manifestazione, nella quale possiamo dire che il quartiere, l'alberghiera chiama la città deve rispondere, deve essere un corteo cittadino che parte anche per sensibilizzare, ma per raccontare anche un'idea, un progetto, le cose che si vogliono fare, che avete messo insieme. Posso intervenire, posso Ma dire. assolutamente. E allora, una settimana dopo purtroppo il decesso di Giulio, io ho deciso che non ci si può nascondere dietro un dito e accettare una situazione di questo genere silenziosamente. Quindi ho organizzato una delegazione di persone e mi sono recato personalmente a Palazzo delle Aquile a parlare con il sindaco professor Roberto La Galla, che ci ha accolto in modo molto, molto disponibile. E appunto ci siamo recati io, mio figlio, il professor Nino Rocca, che si occupa da oltre 20 anni di volontariato sul territorio, in particolare di questi ragazzi disagiati, e la dottoressa Francesca Picone, che è la responsabile dei SERT, l'avvocato Cinzia Pecoraro, che è un avvocato penalista esperto in questioni di minori, il dottor Spinnato, che è il responsabile dell'unità operativa dipendenze patologiche, presente anche la dottoressa Maria Paola Ferro, che è un dirigente dell'assessorato sanità. Insomma, avete messo insieme le competenze intorno alle che sono necessarie intorno a Sì, questa è vicenda. il soprintendente, maestro, Marco Betta, soprintendente del Teatro Massimo. Perché in quella sede abbiamo chiesto intanto di firmare un accordo di programma con la struttura sanitaria regionale al fine di collaborare in modo più efficace al recupero delle vittime della droga che sempre più rischiano di perdersi in questo tunnel terribile. Insomma, è un documento quello che avete portato Sì, voi al sindaco con una serie di idee e di proposte. mettendo in campo tutte le competenze e le strutture adeguate a tale scopo. Lo scopo è quello di aprire un centro di accoglienza a bassa soglia, cosiddetto drop-in, per i tossicodipendenti in prossimità dei luoghi di spaccio, a cominciare dal quartiere di Ballarò, gestito dalle stesse istituzioni sociali e sanitarie, con l'appoggio del terzo settore e del volontariato. E appunto l'intento è quello di creare un punto di incontro con questi ragazzi e con i genitori per trovare anche una chiave di lettura alle loro problematiche e cercare di fare riallacciare i rapporti con i genitori, non solo, ma assisterli da un punto di vista sanitario, permettergli di avere un punto di ristoro, un punto d'appoggio, perché molto spesso
si ritrovano a dormire abbandonati per la strada senza nessun supporto, senza nessun aiuto, e all'interno di questa struttura creare, con l'aiuto anche del volontariato, dei laboratori di musica, di arte, di pittura, di tante cose per fare sì che questi ragazzi possano risorgere e intraprendere un nuovo cammino, un nuovo percorso di vita. A questo Ecco. scopo io sto coinvolgendo molti amici musicisti. E voglio organizzare una serata al Teatro Massimo dal titolo Giulio è, dove racconterò la breve vita di Giulio, l'esperienza che ha vissuto e quali sono gli effetti e i danni causati dal crack, dei quali posso accennare qualcosa. Quello che sta leggendo Francesco Savatteri è una parte del documento che è stato portato alle Sì. autorità, quindi non è un appunto così preso a caso, è un documento ufficiale che viene fornito. Il crack è la più devastante delle droghe perché distrugge le connessioni neuronali ed i recettori della dopamina, portando irrimediabilmente gli assuntori alla schizofrenia. Una dipendenza spesso irreversibile che porta questi ragazzi a compiere dei gesti delittuosi pur di assumere la sostanza. Spesso la sostanza viene spacciata in pezzi, viene ceduta sfruttando gli assuntori stessi, che vengono ricompensati con alcuni pezzi per il loro fabbisogno giornaliero. Diversi ragazzini minorenni dipendenti dal crack si prostituiscono per ottenere un pezzo da fumare e il costo varia dai 5 ai 15 euro massimo, e sotto l'effetto della droga vengono anche abusati sessualmente. Ecco, Questa è questo è la uno cosa scenario gravissima. devastante che ci sta raccontando, al quale io voglio aggiungere un dato, perché noi raccontiamo, forse non sempre si è trattato di cacca, anzi sicuramente, ma fra i dati di cui disponiamo c'è il fatto che nell'ultimo periodo, sebbene dall'inizio dell'anno 16 bambini sono arrivati negli ospedali palermitani in overdose. Parliamo di bambini, non soltanto di giovani. Questo è un dato che è giusto conoscere, è utile conoscere, perché chi ci ascolta deve comprendere la gravità del fenomeno e l'urgenza di intervenire. Però in questo progetto c'è anche altro, perché voi avete chiesto anche la rinascita del camper, il camper che Sì. possa affrontare l'emergenza, che è una delle cose a cui accennava poc'anzi Don Enzo. Sì, allora è chiaro che i vari tentativi che sono stati fatti e che continuano ad essere molto, come dire, concreti, come questo documento che il signor Francesco ha letto e presentato, lo stralcio di questo documento, e come anche una proposta e delle iniziative molto concrete che nelle ultime settimane sono venute fuori da un'assemblea molto interessante, ricca, variegata e autorevole, se vogliamo, anche come persone e come proposta, che è stata svolta a casa Ancora, che è la casa che noi gestiamo e che noi mettiamo a disposizione per queste riunioni di SOS Ballarò. Io penso che questo possa essere, signor Francesco, uno spazio in cui poter mettere insieme le forze per non Assolutamente sì, disperderci, assolutamente. perché la strategia mafiosa, perché è chiaro che si tratta di un'economia criminale, è quella di creare anche disunione, dispersione. Ecco, la compattezza di una città come Palermo che si sveglia finalmente dopo tanti anni, purtroppo dopo eventi drammatici di queste ultime morti di giovanissimi, non può più rimandare le soluzioni. E questo possiamo farlo semplicemente se insieme ci mettiamo attorno a un tavolo, ma anche concretamente e operativamente in mezzo a questi ragazzi. Quindi ben Certo. vengano anche incontri di questo tipo e incontri anche in piazza come il corteo di venerdì prossimo. È lì che noi vogliamo dire che vogliamo davvero prendere consapevolezza concreta a tutta la città, non soltanto alcune fette, alcuni operatori, perché altrimenti c'è sempre il rischio e la tentazione della delega. C'è sempre qualcuno che ci pensa, che poi in realtà non ci pensa neanche. Ecco perché questo corteo cittadino, lo sottolineiamo, deve essere un'occasione bella per attivare un percorso
che non può fermarsi soltanto con i fuochi d'artificio, ma che poi deve trovare consistenza e partecipazione attiva delle istituzioni. Noi siamo in attesa che arrivi il prefetto, siamo in attesa che venga insediato il prefetto di città, che rappresenta lo Stato, perché assolutamente deve prendere le redini di un'organizzazione che deve essere concertata secondo proprio il bene di questi ragazzi, dei più giovani, dei più fragili, perché sono quei ragazzi più fragili che incappano purtroppo nella droga del crack e tutto quello che viene fuori. Ecco, l'appello che sia veramente un appello comunitario, questo vogliamo Ecco, dirlo. assolutamente sì. Fra Gaetano, vuole aggiungere qualcosa prima di passare all'appuntamento di venerdì? Sì, una cosa che volevo aggiungere, certo è forse una ripetizione, però mi preme dirlo, abbiamo bisogno di lavorare veramente nel territorio. Si parlava tempo fa di operatori di strada, non esistono più gli operatori di strada, sono stati, questa figura un po' ormai è svanita. E penso che sia importante, come diceva Don Enzo, stare ancora di più nel territorio, ma soprattutto fare sentire alle persone che vorrebbero che questi nostri ragazzi continuino a consumare queste sostanze, a far sentire, a far vedere che noi ci siamo e che noi li vogliamo bene e vogliamo Certo. bene a questi ragazzi, e per questo ci stiamo sbracciando e stiamo facendo di tutto. L'organizzazione criminale ha paura quando le organizzazioni di bene si uniscono e fanno rete per fare bene. Il bene va fatto bene, scusate il gioco di parole. E allora ancora ci tengo a sottolineare che questa esperienza anche di venerdì possa segnare l'inizio di questo processo di integrazione tra tutti e di rete per far vedere che noi ci siamo e che vogliamo bene alla città e ai nostri ragazzi. Grazie anche a Fra Gaetano, c'è l'ultimo minuto prima della chiusura di questa trasmissione, Francesco Zavatteri. E allora vogliamo ribadire l'appuntamento alla gente che venga venerdì alle 16:30 e Sì, spiegare perché non deve mai più succedere quello che è successo alla sua famiglia. assolutamente, assolutamente, perché sono dei drammi che devastano una famiglia. Giulio aveva due fratelli che lo adorano, che sono distrutti e che vivono questo sentimento di perdita e di vuoto che è assolutamente incolmabile, anche perché Giulio era un ragazzo estroverso, era un ragazzo di un'intelligenza preziosa, con mille desideri, una volontà di vita, e che purtroppo ha spento la sua vita e le sue prospettive future in questo modo così assurdo e drammatico. Bene, grazie a Francesco Zavatteri, il padre di Giulio, spento purtroppo dal crack, che sta trasformando questa tragedia in un momento di mobilitazione e di crescita, in un momento per la città. Grazie a Don Enzo Volpe e a Fra Gaetano Morreale che sono stati con noi, e vi rinnoviamo l'appuntamento prima di tutto a venerdì 4 novembre per questo corteo che deve essere un momento di inizio, non deve essere un momento di fine, di arrivo di tutto questo, per costruire un percorso, per stare accanto ai giovani che hanno bisogno di assistenza per uscire dal percorso della droga, il crack, ma anche le altre droghe. E poi vi rinnovo l'appuntamento per la prossima edizione del prossimo nostro Talk Sicilia. Grazie per averci seguito, arrivederci.